Il cauto ottimismo e la moderata crescita del 2018 lasciano di nuovo spazio all'incertezza. Per dirla con le parole del presidente di Confartigianato Prato, Luca Giusti, la più grande nemica dell'imprenditoria. È lo stesso Giusti a scattare la foto dell'andamento congiunturale che nei primi tre mesi del 2019 fa registrare passi indietro rispetto allo scorso anno. Sul nostro territorio in particolare è stato positivo questo 2018 perché ha segnato anche degli aspetti legati alla redditività dell'impresa, perché sono aumentate le imprese che hanno chiuso in positivo il bilancio 2018. Questo però trova in controtendenza gli effetti che si sono potuti riscontrare nei primi mesi del 2019, segnato da una brusca frenata, per certi versi inaspettata, che penso non possa essere ricondotta semplicemente a un discorso di stagionalità. Un'incertezza economica ma anche politica, sia a livello internazionale per gli effetti della Brexit, sia a livello nazionale e locale. Proprio restando sul nostro territorio, le prossime amministrative aprono possibili nuovi scenari. Ai futuri amministratori il presidente di Confartigianato chiede di dare seguito ai progetti messi in campo e soprattutto che si fermino alla concorrenza sleale, il lavoro nero e che si facciano passi avanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dei cittadini. Noi andremo a votare tra poco per le europee e anche se sono europee avranno sicuramente delle ripercussioni sui locali, si aggiungono quelle che sono derivate dalle elezioni amministrative, quindi ci sarà un rinnovo della giunta comunale e conseguentemente ci sarà probabilmente non soltanto in fase di promesse elettorali ma anche per quanto riguarderà poi chi verrà a gestire la macchina comunale, quindi le attività sul territorio, una serie di comportamenti. Noi auspichiamo che chiunque sia e chiunque vinca porta intanto in fondo tutti quelli che sono stati progetti messi in campo e che ancora purtroppo non hanno visto il loro completamento. Uno per tutti il sottopasso o quello che sarà per quanto riguarda il nodo viario del soccorso, un altro aspetto legato allo smaltimento dei rifiuti che tanto pesa sulle attività delle imprese soprattutto per le incertezze e gli adempimenti burocratici che richiama. Per finire poi con il discorso legato alla rete del 5G, a cablaggio della rete del 5G, per non parlare poi anche di tutte quelle che sono le infrastrutture principali per le attività. La terza corsia dell'autostrada, invece che quello che potrebbe essere un discorso di distretto energivoro. Tutti argomenti che ne abbiamo parlato anche in una certa enfasi nel momento in cui sono stati proposti, ma che poi sembrano essere finiti nel dimenticatoio. Altro tema importante è quello della digitalizzazione, per il quale Confartigianato sta formando delle figure in grado di accompagnare le imprese. Giusti conclude con un messaggio al mondo della politica affinché finalmente ascolti le esigenze delle imprese. Si deve avere ben chiaro l'obiettivo che vogliamo raggiungere e condividere il percorso per raggiungerlo. Non si può iniziare un cammino facendo impegnare gli imprenditori e poi cambiare le regole o gli obiettivi, dice Giusti. Stiamo formando delle persone per poter accompagnare gli imprenditori, i soci e i non soci che eventualmente volessero fare ricorso a queste figure, a un percorso che serva per introdurre nell'interno dell'azienda tutte quelle che sono le opportunità che la digitalizzazione porta nello svolgere appunto le attività. Noi da questo punto di vista riteniamo che il sistema associativo sia fondamentale, sia importante, non soltanto per la politica, perché siamo i terminali più attivi e più ricettivi sul territorio di quelle che sono le esigenze e le istanze delle imprese e solo attraverso la conoscenza di quella che è l'esigenza dell'impresa si può pensare a proporre delle soluzioni e anche delle prospettive di sviluppo. Per cui il nostro sistema ha questa doppia funzionalità, quella di essere portavoce presso le politiche che sono chiamate a fare delle scelte e soprattutto verso le imprese per la loro crescita e il loro sviluppo. Noi riteniamo che per poter svolgere al meglio questa attività dovremmo considerarci dei soci dei nostri associati e cioè dovremmo essere in qualche modo in una fase di condivisione di quelle che sono ovviamente le sofferenze ma anche le soddisfazioni che si trova nel fare impresa, perché solo attraverso la condivisione potremo dare il meglio come sistema associativo, il meglio come prospettiva di sviluppo e come condivisione di un percorso che riteniamo indispensabile sia fatto appunto in condivisione.